Amici di Star Wars Bounty Hunter Wiki. Oggi parleremo di uno dei miei personaggi preferiti della trilogia sequel, Amelie Nolan. Questa donna che da sola è riuscita a salvare la Resistenza è un'eroina di quelle che rimarranno nella storia della galassia, ma cosa sappiamo realmente su di lei? Amelie nacque sul pianeta Gatalenta, nella famiglia Holdo, una famiglia che aveva un grande senso della giustizia, in linea con il pensiero di quel periodo. In 3BB, ancora adolescente, Amelie si iscrisse ad un corso di legislatura imperiale. Sì, avete capito bene, avreste mai detto che un'icona della Resistenza fosse collegata all'impero? Eppure è così. Amelie sognava di diventare un'importante politica e si recò su Coruscant per completare il corso. Fu qui che conobbe quella che sarebbe diventata una sua grande amica, Leia Organa. Amelie non ci mise molto a legare con lei, ma Leia la trovava strana per le sue ideologie. Amelie, già da giovane, riteneva la massa un concetto obsoleto ed amava distinguersi, motivo per cui tingeva i suoi capelli di colori sgargianti e talvolta indossava vestiti che, pur nel rispetto delle leggi imperiali, non facevano capire il suo status di politica. Leia era riluttante a legare con Amelie. Fu il padre, ben presto Organa, a convincere la principessa di andare anche Amelie, anche se sopra le righe non è una cattiva ragazza. Le due legarono ed Amelie ne fu molto contenta perché si rispecchiava negli ideali di Leia, pur non essendo una ribelle, ma nutriva sospetti sul fatto che Leia lo fosse. Durante le sessioni di formazione senatoriali, lei e Leia passarono molto tempo insieme su diversi pianeti come Alderaan, Riadu e Felucia e divennero come sorelle, così legate che Leia confessò ad Amelie di essere dalla parte della ribellione. Amelie Noldo però non la prese male e le promise che se avesse avuto bisogno lei l'avrebbe aiutata. Così aiutò la principessa di Alderaan a trovare un passaggio nel sistema di Paukris per informare la ribellione di un attacco imperiale. Passò poco più di un anno ed anche la giovane Amelie s'unì alla ribellione. Quando la nave dove si trovava, una corvetta CR-90, venne catturata da uno Star Destroyer imperiale, Amelie finì come prima in comando ed ebbe un'idea straordinaria. Ordinò all'equipaggio di entrare nello Star Destroyer sparando tutto il possibile nell'hangar. Poi di farsi strada nello Star Destroyer, spara il suo motore attraversarlo il più forte e velocemente possibile. L'equipaggio si salvò e lei venne nominata capitano. Quando l'impero cadde, si formò l'oscuro primo ordine ed Amelie decise di arruolarsi nella resistenza di Leia Organa solo, notando che la nuova repubblica restava impassibile rispetto al primo ordine e manteneva buoni rapporti. Era decisa a mostrare alla nuova repubblica e alla galassia quanto fosse malvagio il primo ordine, ma ne ebbe la possibilità solo quando la base Starkiller distrusse il sistema Ocean, distruggendo così anche la nuova repubblica. Dopo la distruzione della base Starkiller, Amelie Noldor ricongiunse la flotta della Resistenza nell'evacuazione dal pianeta Dukar. Quando Leia rimase poi ferita in una battaglia spaziale, prese il comando della Raddus, nave che si chiamava così in onore dell'ammiraglio ribelle Raddus, e la guidò in una costante fuga dal Primo Ordine. La Supremacy, però, la nave del Primo Ordine, non intendeva mollare la presa ed inseguì per tutta la galassia la Raddus. Nel frattempo, Amelie litigò con un altro ufficiale, Poe Dameron, e lo declassò. Questo creò una rivolta sulla nave ed Amelie venne arrestata e chiusa nelle prigioni. Riuscì però a liberarsi, anche grazie all'aiuto di Leia, che era guarita. Leia decise di evacuare il trasporto della Resistenza su un altro pianeta e mentre tutti si avviavano i gusci di salvataggio, Amelie Noldor decise di restare sulla Raddus per impedire alla Supremacy di sparare ai gusci e per fungere da bersaglio principale del Primo Ordine, ma si sbagliava, il Primo Ordine aprì il fuoco sui gusci di salvataggio, iniziando a distruggerli. Fu allora che Amelie Noldor entrò nella leggenda. La Raddus aveva tutte le coordinate preimpostate per un salto iperspaziale. Lei diede il via, ma non saltò nell'iperspazio direttamente, poiché le coordinate richiedevano che lei passasse su una determinata zona, dove si trovava la Supremacy.
Aminin augurò buona fortuna ai ribelli, poi la Raddus si schiantò contro la Supremacy, dividendola in due parti, distruggendola. Anche la Raddus chiaramente rimase distrutta e Amilinondo morì nel suo attacco kamikaze, ma permise alla resistenza di salvarsi e riorganizzarsi per continuare a portare speranza nella galassia. E anche per questa volta è tutto. Un caro saluto e a presto da Star Wars Bounty Hunter Wiki.